Buongiorno ragazzi e bentornati da Giore Chiuti, il vostro fotografo di matrimonio preferito. Siamo qui per analizzare un tema davvero molto 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 interessante che sono sicuro vi starà molto a cuore, ovvero quali sono i fattori che mi spingono a scegliere un fotografo anziché un altro, quindi quali sono i fattori che mi permettono di stabilire se questa persona è un professionista oppure meno. Il primo fattore che vi consiglio di prendere in considerazione sicuramente è quello dell'esperienza, dunque valutate quanto tempo è che questa persona fa questo lavoro e quanti matrimoni ha alle spalle. Altro fattore che vi consiglio di considerare, ragazzi, è quello di prendere visione del curriculum artistico. Ho notato infatti che molti professionisti o fotografi omettono volontariamente questo particolare, invece io penso sia un elemento molto utile che possa aiutarvi nella scelta per vedere appunto il trascorso professionale del fotografo a cui state per affidare il vostro servizio matrimoniale. Terzo fattore da prendere in considerazione, ragazzi, è la capacità del fotografo di saper utilizzare programmi ad utilizzo professionale per post-produzione e editing di fotografie. Troppo spesso infatti vedo molti pseudo professionisti che non sono assolutamente capaci o perlomeno in maniera adeguata di post-produrre le vostre foto, dunque fate attenzione. Il mio ultimo consiglio, ragazzi, è quello di richiedere assolutamente di prendere visione dei precedenti lavori del fotografo, quindi dei precedenti matrimoni immortalati. In particolar modo vi consiglio di non visionare solo esclusivamente gli scatti più belli che vi verranno mostrati dal fotografo, ma di chiedere di prendere visione dell'intero lavoro. Questo, ragazzi, vi saluto, spero questo video vi sia stato utile e vi rimando al prossimo appuntamento. Un saluto da Gio, ciao! Audio Jungle.